Alex Belli ha dei dubbi sulla sua carriera. Nella casa del GF VIP, mentre parla a letto con Soleil Sorge. La sua amica speciale, sottolinea, ma alla fine chi cazzo sono? Sono un attore di mera che interpreta soap fatte male. Il 38enne è ancora scosso, anche Adriana Volpe, opinionista al reality, l'ha rimproverato di recitare un copione scritto male insieme a Delia Duran. Ora mette sotto accusa se stesso e si pone mille domande. Alex tira le somme sui recenti eventi che hanno messo in crisi sia il rapporto con Soleil che quello con Delia. L'affetto per la bionda 27enne rimane, lui vuole andare avanti. I due hanno persino litigato dopo la diretta di lunedì sera. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha accusato Alex di fingere. Ora è tornato il sereno. Belli, però, ironizza sull'essere un cattivo attore. Alla Sorge poi confessa, siamo come dei bambini che si affacciano al mondo, che vogliono divertirsi. Poi tutta questa roba qua, che ti stavo dicendo, hanno voluto per forza portarci a creare qualcosa che non ci rappresenta alla fine. Noi siamo stati chiarissimi, i passaggi che abbiamo vissuto qua dentro usciti dal nostro cuore. Non capisco cosa c'è di male in questo tipo di rapporto. Soleil lo ascolta e replica, da fuori arrivano tutti questi messaggi bellissimi sul nostro rapporto. Anche con Davide, Silvestri, NDR, perché giocavamo. È tutto così bello, è quello che mi stava tenendo in vita qua dentro e... Sinceramente, lo vedevo soltanto in senso positivo. Invece, poi, ad un certo punto è stato tutto preso troppo seriamente. Alex Belli chiusa, la cosa che mi faceva più male è pensare che tutto è stato rovinato. In puntata, io non riuscivo a non parlare con te, a non chiarire, perché sentivo il tuo occhio e i tuoi pensieri. Non vedevo l'ora di andare là fuori e parlarti. Lui vuole dissipare ogni dubbio sulla sua carriera e sul fatto di essere un attore di mera. Parole lui. Chiarisce ancora una volta di essere vero.